portiamo il verde in mezzo alla gente. Immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Cari amici di Verde di Rabbia, un saluto dalla vostra Fatina Nicole. La storia che in serbo per voi oggi ha per protagonisti tanti piccoli Pinocchio, che però al loro fianco non hanno un bravo grillo parlante in grado di metterli in regola. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti. C'era una volta, tanto tanto tempo fa, una scuola in cui bambini e ragazzi erano diligenti e studiosi e soprattutto avevano rispetto per le persone e per tutti quei luoghi che ogni giorno, nel bene o nel male, erano costretti a frequentare. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Da allora ne è passato di tempo e alcuni di questi ragazzi, dopo una breve permanenza nel paese dei balocchi, sono cambiati e non hanno più rispetto per le cose e le persone. Hanno iniziato persino a sporcare i muri delle proprie scuole. Da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Ricordate la nostra splendida muraglia? Beh, la stessa triste sorte è toccata anche ai muri degli istituti scolastici. Dediche d'amore, scritte offensive e disegni volgari imbrattano i muri dei luoghi di studio. Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo, nei tuoi occhi profondi io vedo. Amici di Verde di Rabbia, ho un messaggio per voi ed uno per il nostro amico Tonio. Tutto questo non si fa, non si fa, non si fa. La fata turchina, mia amica e collega, non sarebbe affatto contenta di tutto questo. Sono qui. Scusa, sai se provo a insistere. Dovete sapere che alcuni graffiti possono essere ritenuti delle vere e proprie forme d'arte, ma è bene tenere a mente che ci sono dei luoghi specifici dove poter esprimere il proprio estro artistico. Non possiamo utilizzare i muri delle scuole. Noi siamo, vabbè, è antico, ma ti amo. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più. Ricordate che oltre ad essere trasformati in burattini di legno, potreste anche incorrere in multe salate e denunce. E voi non volete che questo accada, vero? Non so se sai che ti amo. E scusami se rido dall'imbarazzo. Ancora una volta mi limito ad ammonirvi con la mia bacchetta magica, con la speranza che il lieto fine diventi finalmente realtà. Alla prossima storia. Gatto, gatto, Green Cat, ma dove sei? Dove ti sei cacciato? Dai, che dobbiamo andare a casa, dove sei finito? Gatto, Green Cat, ah, vediamo, qui la porta è aperta. Ma che terribile scenario! È possibile che ci si riduca a tanto? Speriamo che il mio morbidissimo gatto non sia entrato.
Eppure siamo in centro, su Piazza Diaz, una zona molto frequentata, soprattutto d'estate. Siamo di fronte al lungomare, luogo che per antonomasia richiama, soprattutto di sera, centinaia e centinaia di baresi che vogliono rinfrescarsi dopo la calura del giorno. E non è possibile assistere a certi scenari. Ah, ma quello è Gatto! Gatto! Non era lui. Dicevamo, il miglior auspicio che possa augurarvi è che durante la vostra permanenza su una di queste panchine non vi scappi mai da fare qualche bisognino. Lo scenario che potrebbe aprirsi davanti ai vostri occhi sarebbe terrificante e le immagini parlano più di mille parole. I bagni pubblici, quindi, sono impraticabili e nessuna persona dotata con un minimo di senso igienico ci metterebbe mai piede. Ma se considerassimo Piazza Diaz nella sua totalità, ci renderemmo conto che non è tenuta in perfette condizioni. Piazza si divide in due parti, una restaurata di recente con panchine in legno e ferro battuto, cestini per i rifiuti nuovi di zecca, pavimentazione più o meno sana e un'area gioco dedicata ai più piccoli funzionante, anche se presa di mira da qualche nostalgico del pennarello. Quella più grande è tenuta la ben meglio. Le radici degli alberi hanno distrutto le aiuole. C'è carta, plastica, bottiglie di vetro e sacchetti ovunque. L'erba è alta e non curata. Attorno alla statua del generale non c'è manutenzione e una delle panchine in pietra non ha la seduta. Ci può essere tutta questa differenza? Amici di Verde di Rabbia, tra i bagni assolutamente impraticabili, sporcizia ovunque e i rifiuti un po' qua e là, questa piazza dalla quale si può respirare tutta la brezza marina potrebbe essere tenuta meglio. Ma prima di chiederci perché non hanno pulito, pensiamo, noi non è che abbiamo sporcato? Ah, ma quello è Gatto! Gatto! Topi, ratti, blatte, scarafaggi, zanzare, bestie infestanti di ogni genere che terrorizzano, pungono e, più in generale, ossessionano molti cittadini di tutto il mondo. Amici Verdi di Rabbia, oggi parleremo proprio di loro. Una delle segnalazioni che riceviamo più spesso in redazione riguarda le disinfestazioni, perché gli avvistamenti di questi sgraditi ospiti sono oramai all'ordine del giorno e non risparmiano nessun luogo, dalle cantine alle strade, addirittura agli appartamenti. James,
Il dubbio che sorge legittimamente a molti nostri telespettatori è che le opere di deblattizzazione e derattizzazione non avvengano con la dovuta frequenza. Invece, gli operatori dell'AMIU operano tutto l'anno secondo un calendario che potrete consultare sul sito www.amiubari.it, cliccando su Programma di monitoraggio, poi sull'immagine del mezzo ecologico e infine scaricando il PDF con l'elenco dei quartieri e dei giorni di servizio. Ci si chiede allora come mai questi esseri disgustosi sono ancora tra noi? Beh, le ragioni sono tante, ma fra queste sicuramente la prima riguarda la loro straordinaria intelligenza che noi spesso sottovalutiamo e insieme ad essa il loro straordinario spirito di sopravvivenza. I ratti, per esempio, fanno assaggiare le esche agli esemplari più deboli e se scoprono che queste sono avvelenate, le contrassegnano con delle feci per segnalare il pericolo. Per non parlare poi della resistenza sviluppata dalle uova di blatte e zanzare ai prodotti utilizzati dagli operatori. Del resto, intensificare le attività di disinfestazione non è neanche possibile, in quanto si tratta di prodotti che sono tossici anche per l'uomo. Basti pensare che una semplice pioggia può portare questi veleni dai tombini direttamente in mare. E a questo punto entra in gioco anche la civiltà dei baresi. La prevenzione parte soprattutto da qui. Lasciare in giro carte unte, avanzi di cibo, rifiuti di ogni genere, costituisce soltanto un invito a banchettare con noi per questi sgraditi animali. Morale della favola, eliminare una volta per tutte questi sgraditi esseri ad oggi non è possibile. L'unica cosa che si può fare è cercare di costringerli a rimanere il più possibile nel loro habitat naturale. Facile, no? Beh, amici Verdi di Rabbia, alla prossima! Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.